sinceramente tutti attoniti, cioè nessuno, io sfido chiunque di voi, nessuno di noi ci credeva, tutti abbiamo detto non è possibile, non è una cosa possibile, non è una cosa che abbiamo mai visto nella storia della democrazia italiana. E allora io riprendo le parole del sindaco, le nostre parole d'ordine in questi giorni devono essere libertà, democrazia, partecipazione, giustizia, diritti. Noi dobbiamo rivendicare il nostro diritto sacro, sancito dalla Costituzione, il nostro diritto di votare, il nostro diritto di essere rappresentati dal partito in cui crediamo, dal partito che abbiamo costruito, dal partito che ci rappresenta. E come hanno detto tutti, si tratta di un partito che è molto importante, il primo partito d'Italia, il primo partito nel Lazio, un partito che rappresenta quasi il 50% dei cittadini italiani e dei cittadini di questa regione. Io rivolgo un appello, quasi, come dire, ti lancio un'idea, Renata. Come tu ben sai, le donne sono la maggioranza della popolazione e sono quindi la maggioranza degli aventi diritto al voto. Lanciamo una grande mobilitazione di donne, una mobilitazione all'insegna della concretezza, all'insegna dei diritti, all'insegna delle cose vere. Lancio un altro appello, lo lancio alla signora Emma, ve la ricordate la signora Emma, no? Sono anni, sono decenni, no, che la vediamo riproporre sempre lo stesso rito, consumato, abusato, che ci ha annoiato praticamente per decenni, no? Il rito dello sciopero della fame, a volte lo fa da sola, a volte lo fa col suo amico Pannella, e su tutti gli argomenti si sono spesi questi paladini della democrazia. Dov'è la signora Emma oggi, che ci negano il diritto a votare? Il diritto a votare, vi rendete conto? Ma che in democrazia siamo? In nessuna parte d'Europa succedono queste cose. Noi già qualche mese fa siamo stati sulla bocca di tutti in Europa per quello che è successo qui, per quello che ha fatto Marrazzo. Siamo stati per l'ennesima volta alla berlina, per l'ennesima volta sulla bocca di tutti, su tutte le prime pagine dei più importanti giornali internazionali per quello che è successo nel Lazio. Adesso ci negano anche la democrazia. E allora la vogliamo vedere questa signora che fino a ieri faceva lo sciopero della fame per la par condicio? Ma voi vi rendete conto? Ma lei che pensa di essere candidata alla presidenza del Partito Radicale? Pensa forse di essere candidata alla presidenza della FAO, dell'UNICEF? Lei si deve rendere conto che è candidata come presidente della Regione Lazio. E allora veramente la prego, la signora Emma, cominciamo a parlare di cose vere, di cose che interessano i cittadini. Parliamo di trasporti, parliamo di servizi, parliamo di sviluppo del territorio, di lavoro, e parliamo pure di fondi comunitari. Mi consentirete questa parentesi? Come deputato anziano al Parlamento europeo, noi 5 anni fa abbiamo preso un premio dall'Europa, un premio di 50 milioni di risorse aggiuntive, perché avevamo per la prima volta nella storia della Regione Lazio, avevamo speso tutti quanti i fondi comunitari e li avevamo spesi per progetti concreti, per progetti che avevano una ricaduta sul territorio in termini di infrastrutture, in termini di posti di lavoro, in termini di sviluppo. Voi lo sapete che cosa è successo in questi ultimi 5 anni con la gestione Marrazzo? Noi siamo tornati fanalino di coda persino nell'utilizzo dei fondi europei, roba da far rabbrividire. Siamo la vergogna d'Europa per questo, perché qualunque paese membro, qualunque regione, in un momento di crisi come questa, ebbene, come
si danno da fare per utilizzare i fondi comunitari, ma mi insegna Luca Malcotti, che l'altro giorno ha fatto uno scambio di battute con l'assessore Marco Di Stefano. Voi sapete che noi alla Regione Lazio abbiamo un assessore, Marco Di Stefano. Ebbene, in questi giorni sulle radio romane ha fatto uno spot pubblicitario dove per circa 2 minuti racconta un po' tutto di se stesso, ci dice quanto è bravo e quanto è bello. Poi, per chi lo conosce, sappiamo tutti che non è né bello e né tantomeno bravo, però comunque ci racconta quello che ha fatto. Alla fine sostanzialmente dice praticamente: guardate il mio sito, io ho utilizzato le risorse del Fondo Sociale Europeo per questa regione. Ebbene, Luca Malcotti che cosa ha fatto? Ha detto: tu stai utilizzando dei fondi pubblici per farti la campagna elettorale. Sapete che cosa gli ha risposto Marco Di Stefano, assessore della Regione Lazio? Gli ha risposto: ma quelli mica sono fondi pubblici, quelli sono fondi comunitari, come se i fondi comunitari non fossero fondi pubblici. Quindi vi rendete conto, noi siamo governati da gente che non sa neanche la differenza tra i fondi pubblici, i fondi privati, che proprio sono dilettanti allo sbaraglio, dei totali incompetenti. Di questo si dovrebbe preoccupare la signora Emma, non della par condicio. E un'ultima cosa, fatemela dire ancora, sullo sciopero della fame. Io sono una donna molto concreta, molto semplice, con i piedi per terra, ma vi sembra normale in un momento di crisi economica, quando ci stanno tante famiglie che davvero stentano ad arrivare a fine mese, quando ci sta una crisi internazionale paurosa dove c'è gente davvero che sta sul lastrico, gente davvero che muore di fame, mentre ci stanno uno dopo l'altro degli episodi devastanti, ci sono stati 2 terremoti, ebbene ancora ci ripropone lo sciopero della fame. Basta con questa ipocrisia, basta con questi professionisti della peggiore politica. Noi abbiamo bisogno di donne e di uomini davvero nuovi, freschi, coraggiosi, che hanno voglia di ritrovare un futuro per questa regione. Quindi proseguiremo questa maratona, dovete starci vicino, perché noi davvero vogliamo arrivare alle orecchie, al cervello e al cuore dei cittadini del Lazio, e ci dovete aiutare voi, voi dovete essere il nostro megafono. E un'ultima cosa vi voglio dire: in questi 2 giorni ovviamente ho ricevuto molte telefonate da parte di elettori del PDL che però erano di fatto allibiti, no? Cioè erano attoniti, non avevano parole, tutti mi dicevano: io non ho parole. Ma vi dico un'altra cosa, mi hanno chiamato tanti elettori, miei amici di centro-sinistra, che mi hanno detto: Roberta, questo è uno sconcio, questa è una vergogna, negare la possibilità al primo partito del Lazio di esprimersi è una vergogna, è la negazione della democrazia. E io non riesco a capire come la signora Emma si renda disponibile a questa operazione squallida. Lo capisco in definitiva, perché la verità è che loro soprattutto hanno a cuore le poltrone, il potere, e poi condiscono tutto questo di grandi frasi altisonanti e di slogan. Noi dobbiamo dire basta. Se non basteranno questi 4 giorni, continueremo fino alla fine della campagna elettorale, veramente fino all'esaurimento della nostra voce, giorno e quasi notte. Davvero la nostra non è una battaglia politica, la nostra è una battaglia di civiltà. Grazie a tutti e stateci vicini.